Il lavoro dopo il carcere è rivolto a 20 ragazzi che hanno terminato il periodo di detenzione nel penitenziario di Nisida a Napoli, il progetto di formazione professionale Tutti in Campo, presentato questa mattina nel Circolo Canottieri di Napoli. L'iniziativa vede come organizzatori Sebeto Spa, il gruppo Manpower e la Banca Popolare di Milano, rappresentata all'incontro dal direttore generale Giuseppe Castagna. Questo era proprio il senso, cioè cercare da Milano di far vedere che l'Italia è tutta unita e dove ci sono chiaramente delle sensibilità sociali si deve cercare di dare una mano. Farla insieme al Circolo Canottieri Napoli, che è un pezzo della storia della città, a Manpower, che chiaramente rappresenta la potenzialità di inserimento nel lavoro di questi giovani, e a Rosso Pomodoro, che è un esempio dell'imprenditorialità napoletana che si è avuto successo non solo in Italia ma nel mondo, penso che valga la pena affiancare un brand come Banca Popolare di Milano per far vedere che ci teniamo tutti a far andare avanti l'Italia tutta insieme. Per Manpower è intervenuto l'amministratore delegato Stefano Scabbio. Ma io credo che nel percorso formativo ognuno di loro possa esprimere delle attitudini, no? Delle talentuosità, perché ognuno di noi ha delle talentuosità. Quindi noi prenderemo atto di queste talentuosità e cercheremo di indirizzare questi ragazzi ad esprimere meglio queste attitudini in lavori dove loro possono veramente dare quel quid in più che oggi gli permette di avere successo e di avere un recupero più facile all'interno di questo percorso. Quindi i lavori possono essere di ogni tipo. I primi lavori che stiamo cercando di farli inserire sono all'interno, per esempio, dei locali, delle pizzerie di Rosso Pomodoro. È una prima opportunità. I partecipanti al progetto avranno così un'occasione di reinserimento sociale dopo il carcere, grazie anche all'ausilio di personale qualificato che li aiuterà nella scelta della professione. Tutti in campo, come sostiene Giuseppe Centomani del Centro per la Giustizia Minorile Campania del Ministero della Giustizia, sarà esteso anche ad altri istituti di pena minorile. E questo è l'esempio di una collaborazione indispensabile per affrontare un tema molto complesso, perché il problema dei nostri ragazzi non è soltanto quello del recupero scolastico o del lavoro o dell'inserimento in un contesto sociale meno degradato di quello da cui provengono. Il problema dei nostri ragazzi è avere complessivamente una proposta in grado di rispondere a più bisogni, cioè quello dell'orientamento, quello della rivalutazione di sé come cittadino e quale strumento migliore del lavoro per rivalutare se stessi come cittadini e come persone che possono avere un ruolo costruttivo nella società del futuro.